Il problema di questa città è che noi stiamo affrontando, noi insieme, cioè ad esempio il campo di Manovara, da maggio, da giugno ad oggi siamo passati da 36 famiglie a 10 famiglie con i segmenti, i percorsi, però è chiaro che non possiamo pensare che mentre facciamo questo lavoro Milano diventi il luogo dove arrivano altre situazioni. Anche siamo dovuti intervenire purtroppo in Bacula nei giorni scorsi perché c'erano anche nuovi insediamenti di persone che arrivano, allora non possiamo pensare di costruire una situazione che mentre facciamo dei percorsi di integrazione tutti quegli spazi di cui purtroppo questa città è piena, abbiamo trovato di situazioni abbandonate, di situazioni aperte, diventino luoghi con cui si inseriscono le persone, luoghi di degrado, e questo non porti mai a una soluzione. Il questore ha costruito un tavolo presieduto da lui, a cui noi partecipiamo, di coordinamento delle forze dell'ordine e della polizia locale, per monitorare la nascita di nuovi insediamenti abusivi nella città e contrastare appunto l'illegalità che purtroppo in alcune situazioni è presente. Perché a noi interessa moltissimo integrare, però deve essere chiaro che l'integrazione si fa dove c'è impegno nella frequenza a scuola, nel percorso di insediamento lavorativo e non di illegalità. Intanto la varietà di questo campo, qui avete davanti a voi per esempio la lista di 25 bambini iscritti nelle ultime settimane. 12 sono. Ma a me interessa, questo è importantissimo, infatti ho detto che per noi... Sono le iscrizioni. Questo è il merito del padre Tomasi. Abbiamo chiesto alla scuola... Il Naga viene qui e porta l'unità di strada tutte le settimane. Noi su questo siamo disponibili a mettere... La consulta ha fatto la raccolta dei curriculum lavorativi. Voi capite che sentirsi parlare di integrazione, quando passi decisivi sono fatti per iniziativa di questi abitanti, qui avete di fronte a voi gli abitanti... Avete di fronte a voi anche dei loro rappresentanti che sono pienamente titolati a parlare. Non userei il metodo degli abitanti perché, nel senso che, perché ce n'è anche tanti che ci chiedono di sgomberarlo entro ieri il campo. Siamo qui per dire ai rappresentanti del campo e alle associazioni, la cui funzione per noi è fondamentale, di costruire insieme un gruppo di lavoro con noi che cerchi di capire quali sono i passi immediati per gestire questa situazione d'emergenza. Posto che qui noi vogliamo essere, su questo vogliamo essere molto chiari, siamo qui anche per dirvelo direttamente innanzitutto a voi, il campo non ci deve essere e entro alcune settimane per noi questo posto va sgomberato, nel senso che va lasciato, ecco, diciamo così, va lasciato prima di pensare allo sgombero. E se non viene lasciato entro alcune settimane lo sgombero diventa inevitabile per noi. Questa è la nostra posizione, che non è una posizione discutibile, nel senso che non è una posizione che noi mettiamo come una è un punto per noi fermo. Non siamo, cioè loro non sono affezionati a questo posto e neanche noi, e siamo assolutamente consapevoli che loro non possono e non debbono stare qua. Il problema sono il tipo di soluzione che si riesce a trovare insieme e che sia accettabile, diciamo, sia per la città ma accettabile anche per loro, che non sia l'ennesima, diciamo, offerta della comunità, le mamme e i bambini separati, perché questo negli anni abbiamo sperimentato, cioè non c'è nessuno qua che non sappia che queste cose non hanno funzionato fino adesso e non funzioneranno. Io non so se è vero, però se ci sono qui persone che erano in Triboniano, hanno preso anche un incentivo economico, cioè soldi per andare via da Triboniano e sono tornate qui, noi con queste non ci vogliamo parlare, cioè io lo dico proprio. Scusa, io sono dal Triboniano, ma io non ho preso nessun soldo, perché ma a me mi hanno buttato via, sono stato buttato via di là. Se ci sono famiglie che sono andate via nella gestione precedente, noi a noi risulta. Bisogna avere un massimo di trasparenza, cioè il percorso che loro hanno fatto in Romania e dunque tipo di lavoro che gli è stato, perché qua c'è una ragazza che insomma racconta, sì va bene, siamo andati, abbiamo fatto la nostra bella casa, è verde e meravigliosa, dopodiché hanno detto vabbè, inserimento lavorativo, ci hanno messo in una fabbrica di mattoni da dove loro sono scappati, cioè lei da quando aveva 7 anni ha iniziato a lavorare nella fabbrica di mattoni e dunque dice ma se io sapevo che mi aspetta sempre là la fabbrica di mattoni a 90 euro al mese, io non accettavo mai una cosa del genere. Allora sono ovviamente tornati, hanno riscritto i bambini a scuola, che adesso ci vanno di nuovo, eccetera eccetera. Questo per esempio è una cosa anche contestabile, perché no? Il tipo di soluzione che tu dai e offri a una persona e lei non sa cosa firma,
dice che un conto è il progetto e un conto è la soluzione del problema dei campi. Allora, personalmente, conoscendo ormai abbastanza bene la situazione dei campi, io ritengo che i progetti sì sono importanti, ma la risoluzione abitativa dei campi è fondamentale, perché la gente solo uscendo dai campi può trovare delle soluzioni. Perché viene da... E io incomincerei a prendere tutte le case che ci sono a disposizione da parte del comune. Penso a quel grandissimo palazzo che ho di fronte a casa, che è il vecchio mercato, il macello lì, disabitato da milioni di anni, e lì potrebbero saltar fuori milioni di possibilità. Basta avere la volontà politica di risolverle. Perché...